Ciao a tutti, vi ricordate di me? Sono la nonna di Q e Q. Questa mattina tocca a me accompagnarle a scuola perché i genitori sono andati al lavoro. Ciao bimbi, questi sono i nostri amichetti. Beh, gne. Con loro giochiamo e ci facciamo tante risate. Buongiorno, signora maestra. Buongiorno bimbi, mettiamoci subito al lavoro. Oggi parleremo del giorno e della notte. Q, puoi venire per piacere a parlarci dell'orologio? Che cosa sai? Che cosa ti ricordi della lezione che abbiamo fatto ieri? Eccomi! L'orologio è lo strumento più importante per misurare lo scorrere del tempo. Le lancette delle ore compiono solo 12 giri, quindi quando l'orologio segna le 12 e c'è la luce, è giorno. Quando indica le 12 e fuori è buio, è notte. Maestra, ha dimenticato di dire una cosa. Le lancette di tutti gli orologi segnano tutti la stessa ora. Possiamo dividere le parti del giorno in quattro parti: mattino, pomeriggio, sera, notte. Allora, ricapitolando, la Terra gira intorno a se stessa. Questo determina l'alternarsi del giorno e della notte. Ricorda, 24 ore è il tempo impiegato dalla Terra per girare intorno a se stessa. Ciao! Ah, gli orologi segnano tutti la stessa ora quando non sono rotti. Ciao!